Ciao Jacopo, scusa il disturbo. Siamo quelli di Televignole, trasmettiamo in Web TV dell'Alto Garda. E tu sei venuto ancora in Trentino, no? Tanti anni fa? Un po' di tempo fa. Oh, ho capito. Ascolta, veniamo subito al dunque. Cosa ne pensi di quella storia del lavoro di tua madre e del Vaticano? Ma come ho scritto, è un regalo che ci hanno fatto, meraviglioso. Non ha senso, cioè, qui è qualche burocrate che si è messo di mezzo. Il fatto che il Papa Francesco, il nuovo corso, in fondo abbia fatto una sorta di atto da Pilato. Ma no, ma secondo me non c'entra niente il Papa. Il Papa sta facendo una grande rivoluzione culturale nella Chiesa, meravigliosa. Questo qui è qualche burocrate della vecchia guardia, insomma, non credo proprio che il Papa si occupi di una cosa così, non credo proprio che il Papa avrebbe voluto censurare, voglio dire, dopo che poi mio padre è stato addirittura ricevuto delle critiche entusiastiche da parte di un senatore romano per lo spettacolo su San Francesco, insomma non è più un mangiapresi, Certo. insomma, mi sembra che questo Papa sia uno che vola un pochino più alto di questi. Certo. Ascolta, tu sei impegnato da tempo, diciamo, in cose alternative. Come mai? In cose alternative, cioè l'ecologia. Sì, no, ho capito, ma non ho capito la domanda. Hai detto come va? Sì, come va con queste cose? Nel senso, nell'Italia del 2000 e passa, insomma. Va molto bene, perché sta arrivando un'ondata di nuove tecnologie che rivoluzionerà tutta la produzione di energia, come il cellulare, come internet, come computer, cioè stiamo per entrare veramente in un'altra era da questo punto di vista. Ho capito. E come hai vissuto tu in questi anni il fatto di essere il figlio di? Sicuramente ci sono dei grossi vantaggi, soprattutto se hai dei genitori intelligenti, poi ho avuto un po' di costi collaterali perché comunque quando ti mettono le bottiglie Molotov in casa, ti buttano le bombe in teatro i tuoi genitori, insomma, noi abbiamo vissuto uno stato di assedio negli anni 70, 60 e 70, no? Perché poi ci fu Canzonissima in cui i miei parlarono dell'esistenza della mafia, che era un tabù nel Certo. 62 dire che la mafia esisteva, per cui diciamo, mi sono fatto anche un po' di problemi, ecco, Ho non, capito. è un po' diverso essere figlio dei miei che essere figlio semplicemente di persone famose, nel bene e nel male, insomma, sicuramente i vantaggi sono stati superiori agli svantaggi. Ascolta, ti manca tanto, Franca? Ma il fatto che tu abbia fatto dei libri, ti sia dedicato alla sessualità, in un certo senso è una sorta come dire, di contrapposto, di conseguenza del fatto che tua madre aveva affrontato per i noti problemi, insomma, questo tema. Credo che per qualunque adolescente sia un dramma, in particolare quando io ero un ragazzo c'era la disinformazione più totale, io ho affrontato e risolto alcuni problemi che avevo informandomi, dopodiché mi è venuta voglia di informare gli altri, insomma. Ho capito. E secondo te, quest'Italia ce la farà? Guarda, secondo me ce la stiamo facendo, io non sono stato sempre un ottimista, nel senso che ero tra quelli che ben
prima che la crisi scoppiasse dicevano che il sistema stava saltando e ahimè abbiamo avuto ragione. Quello che io vedo è che in realtà con una lentezza esasperante, in maniera diversa da quella che io vorrei fare, però alcune cose fondamentali sono state fatte in Italia, cioè il fatto che siano stati scoperti 1.400.000 case fantasma per il fisco grazie al fatto che finalmente si incrociano i dati in possesso dello Stato è una cosa strepitosa. Stiamo recuperando evasione fiscale, stiamo recuperando cioè non è una situazione ferma, è una situazione che si muove più lentamente di quello che vorremmo, in direzioni che spesso non sono assolutamente condivisibili, però c'è uno spostamento. Questa è una cosa molto importante, perché quello che ci uccide è essere in una situazione che sia completamente ferma, mentre invece non è questo il caso. E poi non dimentichiamo che innanzitutto l'Italia è ricchissima, perché butta via 500 miliardi di euro all'anno in spreco, evasione fiscale, mafia, lunghezze del sistema giudiziario, corruzione, eccetera. Per cui noi dovremmo risparmiare il 20% di quello che buttiamo via. Non è una cosa impossibile. E poi c'è da dire che nonostante la mancanza di finanziamenti, di questo, di quell'altro, però l'ingegno italiano è una cosa incredibile, cioè noi abbiamo siamo all'avanguardia in tutte le nuove tecnologie, è una cosa impressionante che degli italiani senza mezzi, senza una serie di cose fondamentali riescono comunque però a essere all'avanguardia nel mondo. E ascolta, tu hai questo laboratorio Alcatraz, che impatto ha sui giovani? Diciamo, noi facciamo formazione, facciamo produzioni artistiche, culturali, libri, spettacoli, eccetera, e facciamo laboratori sia a Alcatraz che poi via internet, e anche lì vediamo una grandiosa partecipazione, gente veramente di valore. Stiamo costruendo un ecovillaggio per permettere alla gente che vuole trasferirsi in campagna di farlo all'interno di una situazione di gruppo d'acquisto di case, di servizi condivisi, eccetera. Non è una comune, non è una comunità, però è una struttura rivolta a persone che vogliono, che credono che collaborare sia meglio che non collaborare, insomma. E anche questo sta funzionando in modo notevole. Io vedo dei grandissimi cambiamenti, vedo delle grandissime possibilità che si stanno sviluppando. Per cui sono ottimista, credo, poi insomma, credo che ce la facciamo, anche perché non può affondare l'ottava economia del mondo, cioè ci costringe, cioè se vuoi per merito da una parte di Beppe Grillo, dall'altra parte della Merkel, la classe politica italiana lentamente sta iniziando il cambiamento. Ho capito. Ascolta, noi di Trevignole stiamo puntando molto sul dialetto, il dialetto trentino, no, non per una sorta di conservatorismo, più che altro per un rispetto delle tradizioni. Mi viene in mente il Gramelot di Dario. Secondo te la lingua italiana si sta evolvendo verso l'inglesot, passami il termine, o ha possibilità di avere principi ispiratori diversi, non Dante, l'Arno, ma una via di mezzo? Ma io credo che ci siano tutti e due questi elementi, cioè è in corso in tutto il mondo un recupero di lingue dialettali. Questa è una cosa molto interessante. D'altra parte è ovvio che la lingua italiana sta accoppiandosi con l'inglese, però questo non vuol dire che perderemo completamente i dialetti. Credo che ci sia una ricchezza linguistica e culturale che dipende proprio dalla ricchezza delle parole, no? Ho capito. L'ultima cosa e poi ti lascio andare. Se tu in questo momento fossi al posto di Letta, che cosa faresti? Guarda, le cose sono tante, te ne dico qualcuna molto semplice. C'è un problema di
di energia. Noi abbiamo quasi tutte le città d'Italia che hanno dei sistemi di illuminazione stradale che consumano il 90% in più di quello che potrebbero consumare. Produciamo una quantità di escrementi immensa che buttiamo nel mare inquinando invece di fare il biogas. E poi c'è tutto il discorso della riorganizzazione della macchina dello Stato. Noi abbiamo una burocrazia che è folle. In Svizzera c'è l'obbligo di fare le cose in un certo modo, cioè se trasporto del cibo deve essere a una certa temperatura. Ma io in Italia ti dicono come devi fare, in Svizzera ti dicono il risultato. Un mio amico ha preso dei cartoni, ha fatto una scatola a 10 piani, a 10 strati, ci ha messo dentro un termometro e l'ha portato con del ghiaccio in plastica e l'ha portata alla ASL, l'ha timbrata. Questa è una burocrazia efficiente, cioè io ti obbligo a fare delle cose razionali e però le fai come vuoi tu. Cioè sei libero di scegliere la modalità, mentre invece il meccanismo italiano è che ti dicono esattamente cosa devi fare e questo poi, no, è tutto un meccanismo che poi è delirante da tutti i punti di vista, insomma. Cioè. Jacopo, scusa il disturbo che ti abbiamo procurato. No, ti ringrazio molto e a presto. Benissimo, grazie. Ok, buona giornata, ciao.